Sì, vabbè, abbiamo affrontato comunque una partita difficile contro il Monopoli, che è un'ottima squadra, aveva fermato anche la Juve Stabia, quindi era importante vincere per dare comunque continuità alle nostre vittorie. Ora andiamo ad affrontare una partita, secondo me, più difficile di quella di Monopoli, perché loro comunque sono una buona squadra. Sono una squadra compatta, all'andato ci hanno messo un po' in difficoltà, anche se diciamo potevamo vincere se col gol all'ultimo minuto. Quindi andiamo lì ancora più cattivi, più concentrati, perché una vittoria sarebbe molto importante. Vabbè, la vita si può migliorare sempre, cioè, anzi c'è sempre da migliorare. Da qui a, non lo so, 10 anni, 15 anni, non so cosa posso fare. Tutto dipende dagli allenatori, dalle annate, dalle stagioni, da quello che si vuole ottenere, eccetera. Per il resto sto facendo un buon campionato, comunque grazie anche al mister, grazie alla società che mi ha messo nelle condizioni di poterlo fare. Non lo so, non mi sento di aver migliorato una cosa in particolare, ma penso di aver migliorato tante cose, come per esempio la mentalità, la concentrazione, la forza e tutto il resto. Sì, è vero, anche la personalità, perché comunque la si acquista facendo esperienze, giocando, perdendo, vincendo, affrontando campionati, quindi anche quella. Giocare a vincere comunque ti porta a esprimere più personalità, perché comunque le partite vanno sempre affrontate per vincerle, e quindi in campo vai sempre con la mentalità di vincere sull'avversario, di prevalere. No, ma secondo me è cambiato poco, più che altro abbiamo acquisito consapevolezza nei nostri mezzi, però per il resto anche all'inizio affrontavamo le partite per vincerle e abbiamo acquisito comunque più i concetti del mister, quindi diciamo ci vengono automatici e niente, però non penso sia cambiato tanto dall'inizio alla fine, è solo una questione di risultati. Oh, per me è uguale, non cambia sinceramente la posizione dove gioco, poi lì decide il mister. È normale che comunque c'è bisogno di tutti, c'è bisogno di Figliomeni, di Signorini, di Uccelientolo, di Riggio, di Panbianchi, quindi decide il mister come farci giocare e dove. Fin dall'inizio ho ringraziato la società per questa opportunità che mi ha dato e comunque non ci ho pensato più di due volte, cioè sinceramente era un'opportunità grandissima venire a Catanzaro e poi comunque giocare un campionato importante come quello che stiamo facendo, poi trovare un mister che possa farti migliorare, e quindi c'erano tutti i presupposti per subito per venire qua. Ci crediamo sempre, ci crederemo solo quando finire, cioè non ci crederemo solo quando finirà il campionato. Il Catania comunque è una grande squadra, ha giocatori forti, è una squadra organizzata, ha un grande pubblico, quindi penso che comunque fino alla fine sarà una rivale. Il Trapani idem, poi la Juve Stabia comunque si sa sta facendo un campionato che non si spiega, è da record, quindi penso che da qui alla fine non so se sarà inarrivabile, noi ci crediamo, però difficile, si fermeranno. Sicuramente andremo lì a Bisceglie per vincere la partita. Non giocheremo come il mister ha sempre impostato le partite. Poi come si deciderà non si sa, penso su azione o sul corner, su una punizione. L'importante è vincere.